Insomma, tutti e benvenuti al nostro appuntamento con il commento al Vangelo della domenica. Siamo alla seconda domenica di Pasqua. Si legge il Vangelo di Giovanni, ecco l'episodio dell'apparizione del risorto nel cenacolo e quindi a Tommaso. Ecco, ci soffermeremo su alcune parole sempre di questo Vangelo. Ecco, iniziamo con la frase di quando Gesù entra nel cenacolo e dice, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse, pace a voi. Ecco, questo stare di Gesù in mezzo ai discepoli è importante perché esprime appunto la centralità di Cristo appunto nella comunità. Stare in mezzo significa rimanere ritto in piedi, evoca il trionfo del risorto sullo stato del giacere della morte. Infatti il verbo istemi ha una particolare connotazione anche perché è costitutivo del verbo risorgere in greco anistemi e del sostantivo risurrezione anastasis. In ebraico invece abbiamo amad, stare in piedi, che significa verticalizzarsi. La verticalizzazione dell'uomo esprime la sua risurrezione, il frutto della sua morte e risurrezione, frutto del suo matrimonio con se stesso, che gli consente di varcare le porte, ecco, Dalet, le porte affinché sia completamente retto nella dimensione divina. Quindi partire dal profondo di se stesso, Em, che esprime la congiunzione con se stesso, attraverso le porte, appunto, gli sbarramenti, le morti che passiamo, verso appunto la risurrezione, la completa erezione nella dimensione divina. Gesù, tutte le volte che si manifesta ai suoi, si colloca dunque nel mezzo, ma nel mezzo in maniera ritta, come l'agnello immolato che era ritto sul monte, che ci ricorda l'Apocalisse. Gesù non si mette certo al di sopra degli apostoli, non si mette come primo, ma al centro. È importante questa centralità perché tutte le persone devono ruotare intorno a lui, hanno la stessa relazione con lui e quindi in lui devono fondare ogni relazione. Non c'è qualcuno più vicino a Gesù e qualcuno più distante. Qualcuno prima o qualcuno dopo, ma Gesù è sempre il centro. Bisogna quindi concentrarsi in Gesù, collocarsi insieme a Gesù, concentrarsi proprio insieme al centro, vedere Lui al centro di ogni relazione, colui che le attira verso di Lui per donarci il suo shalom. Ed ecco la seconda parola che noi analizziamo, che è la pace. La pace appunto in ebraico è appunto shalom. Ecco, shin, lamed, vav, mem, che significa appunto completezza, significa pienezza. È la messa in moto del santo nome. Infatti la prima e l'ultima lettera indica il santo nome, Shem. E anche dunque l'Amed, che è l'insegnamento, imparare da lui l'arte della contemplazione del santo nome nella pace, nella tranquillità, nonostante le situazioni avverse. Lo shalom ci richiama la pace anche nonostante i conflitti. Non è lo shalom che toglie i conflitti, ma quella che se ne fa carico perseguendo la sola conquista del santo nome. Infatti Shalem è anche appunto il pagare il debito. Il nostro solo debito da pagare è di condurre al compimento il potenziale energetico che ci è stato affidato appunto da Dio e svilupparlo, farlo diventare il frutto della pace. La pace che da Gesù non è inerzia o sola contemplazione, ma è azione, diventa azione, combattimento. Per conseguire la conquista di questo nome, che è la pace interiore, la riconciliazione dei contrari. Infatti, Shin, ecco, vedete, Shin e Mem sono appunto, la Shin esprime appunto il fuoco e la Mem l'acqua, due elementi opposti, il fuoco e l'acqua. Operosi, quindi è necessario riconciliare tutto ciò che è contrario perché Dio metta ordine nel disordine. Dunque
Dunque, questo è un po' esprime la pace che il Signore appunto ci dona. E ancora, analizziamo il termine di 8 giorni. Gesù appare dopo aver ecco, salutato i suoi, donato la sua pace ai suoi discepoli, appare 8 giorni dopo a Tommaso. 8 giorni dopo, anche questo numero è importante, esprime la risurrezione di Gesù il primo giorno dopo il sabato, il settimo, esprime anche non solo la risurrezione, ma l'eternità di Dio, entrare nell'eternità di Dio. Il numero 8 in ebraico è Shmoneh, il nome dell'energia divina che è collocata nel seme, ecco. Il santo nome, anche qui abbiamo il santo nome, Shmoneh, e inizia con Shem, ecco poi la Vav, la Nun e la He finale. Shmoneh, 8, ottavo giorno. Dunque, la potenzialità che noi troviamo in questo cammino deve emergere in tutta la sua potenza, in questo giorno senza tramonto che ci richiama l'eternità. Tommaso fa esperienza di Dio proprio nell'ottavo giorno, cioè fa esperienza del divino, lui che vuole toccare con mano, ancora nella dimensione umana, vuole cercare, ecco, cercare Dio solo nella dimensione umana, ma Dio si mostra nella sua dimensione divina, attraverso la sua carne, che ormai è una carne gloriosa. Solo mediante la fede potrà giungere Tommaso a sperimentare l'invisibile mediante la visibilità della sua carne. Tommaso gli chiederà appunto: fammi vedere. Ma lui stesso, Gesù, prima ancora che Tommaso vuole, ancora che Tommaso, ecco, faccia questa richiesta, si mostra a lui con il segno dei chiodi nelle mani, nei piedi. Il segno evidente è quello del buco dei chiodi, che significa devo attraversare la carne di Cristo per entrare nell'ambiente divino. Shmoneh ci ricorda anche Shemen, cioè l'olio, Shin, Mem e Nun finale, ci ricorda appunto la consacrazione, l'appartenenza a Gesù. L'olio è anche l'olio della misericordia, appunto siamo nella Domenica della Misericordia. Tommaso farà esperienza della misericordia di Dio e dirà appunto: Signore mio e Dio mio. Dichiarerà la sua completa appartenenza dopo aver fatto esperienza di questa misericordia, di quest'olio, di questa unzione che Gesù gli vuole dare. I discepoli dissero allora: abbiamo visto il Signore. Ma egli appunto dice: se non vedo nel segno dei chiodi, nel segno dei chiodi non metto le mie mani, no, nel suo costato non crederò, cioè nel suo fianco non crederò. Ma Tommaso, ecco che fa esperienza di lui proprio attraverso questo segno evidente. Il segno è l'impressione, è il sigillo della sua misericordia. Quel buco dei chiodi che ha colpito il Signore è il sigillo della sua identità divina, è l'autenticazione che lui è veramente Dio. Proprio nelle sue ferite d'amore si rivelerà la sua divinità. E lui vuole mettere il dito, mettere la mano nel fianco trafitto. Questo esprime sì il segno di incredulità, ma è voler toccare, voler vedere la persona, è anche desiderio di una comunione profonda. E fare esperienza del risorto, vuole immergersi in queste piaghe, essere battezzato da lui. È da questa ferita che nasciamo tutti noi. Ed entrando lì che troviamo l'amore di Dio, che è principio di vita, ed è lì che respiri la vita. Quindi, da un certo punto è importante la sua esigenza, il suo bisogno di vedere, di toccare. Perché dice San Giovanni: noi del verbo della vita abbiamo visto e toccato il verbo della vita. Quindi è giusta la sua esigenza. In ebraico, appunto, il segno è con le parole ot, la prima lettera e l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Quindi cosa sta a significare questo segno importante delle mani e dei piedi? Che Gesù è il principio, Aleph, che richiama la divinità, il principio e la fine, Tav,
che richiama il compimento della nostra fede, ma soprattutto il compimento della nostra fede avviene nella nostra condizione umana, nella nostra condizione creaturale, la Tav, l'ultima lettera, ed indica anche la struttura creaturale, infatti richiama il numero 400, che appunto il 4 è la struttura del mondo. Il mondo è costituito dai quattro elementi, quindi tutto ciò che tutto ciò, il 4 sta ad esprimere proprio la creaturalità. Quindi il compimento della nostra fede, della nostra salvezza è Dio, che Aleph, che ci viene all'interno del nostro creato e ci viene a salvare mediante appunto il Figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro Signore. Alleluia. E shalom a tutti e buona domenica.